Buonasera. Allora, ci siamo. E, come promesso, mi sono collegato per farmi le crostate, vediamo come vengono. Ok. Bene, Fabio. Ciao Fabio e ciao Angelo. Bene. Adesso mi preparo il mio tagliere con un po' di farina e vado a preparare l'impasto che ho fatto ieri, la frolla che ho fatto ieri. Vediamo come è venuta. Inchiodata. Non esce più. Ok, è uscita. Allora, questa qua è la pasta frolla che avevo fatto ieri con la farina mulino bianco, diciamo. Allora, qua è caduto tutto. Allora. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Walter, signoretti, ciao. Gian? Ah, mi saluti Gian Froldi. È uno scherzo? No, vabbè, comunque, ciao Gianfroldi. Questi qua sono gli scherzi che faccio io di solito, eh. Allora, proviamo a vedere se riesco a stendere frolla. Mamma mia, è duro come la pietra. Allora, ieri ho usato 1 chilo di farina, forse qualcosina di più perché ce l'ho dovuto aggiungere, mi sembrava troppo tenera. Quella lì del mio bianco, di cui abbiamo una foto, ma non c'ho ancora la... forse c'è ancora il sacchettino da qualche parte. E oggi andiamo a vedere come viene. La cuociamo direttamente, ne facciamo due o tre. Ho preso infatti due o tre marmellate, mi sono preparato. Vediamo perché con il lievito io non, direi di non averla mai fatta la frolla con il lievito, la faccio sempre senza. Si è spezzato un po'. Si vede? Sì. Rocco, ciao. Prego, figurati. Alexandros, ciao. Proprio dura sta pasta frolla, sembra quasi minacciosa. Vabbè, comunque adesso un disco riusciamo a farlo, vediamo. Mi sono preso il burro per imburrare la teglia. Sì, dai. Tenuta un po' altina. Usiamo la rotella. E vediamo anche cosa ci salta fuori. Giustamente ieri non ero stato tanto contento dell'impasto, ma come qualcuno mi ha suggerito anche nei commenti, molto probabilmente è colpa delle uova, che le uova erano troppo grosse. Allora, intanto mi imburro la teglia. Poi come la facciamo? Che marmellata userai? Io ho queste qua della conserva della nonna. Ho prugne, arance, albicocca e poi ho preso anche la Nutella che boh, vediamo quanta pasta, quanta ce ne viene. Una sfarinatina appena appena al fondo. E poi andiamo ad applicare il nostro disco di crostata, di frolla. Ok, ce n'è un pezzettino in più, ce lo tiro via. Spero che non sbordi. Va bene, oh, la prima come la facciamo, dai. Giorgi, ciao. Qua ci dobbiamo stendere di nuovo. È già diventata tenera all'inverosimile, quindi secondo me è meglio conservarla in frigo, mentre che faccio le altre. Vincenzo, ciao, Stefano, ciao.
marmellata alla fragola no. Ieri dicevo marmellata alla fragola, ma non è troppo dolce secondo me. E preferisco farla con queste marmellate qua, penso che non vada a intaccare comunque la riuscita della ricetta di ieri, se cambio gusto, credo. Allora, via. Adesso ci facciamo un bel... Volevo farmi il disco intorno, ma ve lo so, c'è la striscia, mi tengo da parte perché sono già fatte. Fragola non ce l'ho, anzi posso andare a vedere in frigo, forse non arrivo Giulio della volta scorsa. Ok, qua ci facciamo un... una cosa di questo tipo qua. Una specie di... per fare qualcosa attorno. Dopo poi vi faccio vedere, eh? Cioè, proprio intenerite in un secondo, con questo caldo che c'è adesso. Che come minimo avrò 40 gradi. Quasi. Abbiamo fatto il servizio dei bimbi del centro estivo. Oggi abbiamo... infatti sono un po' cotto, Oggi quasi quasi non facevo neanche la diretta. Però l'avevo premesso. Boh. Quindi sono qua. Bella la crostata. Allora, questa qui, se non eravate collegati ieri, facciamo prima con la pancia. Ho usato praticamente la farina del mulino bianco, tanto mi sto tagliando la testa, ho visto adesso. Ok, un po' così con me. Questa è ancora dura. Faccio vedere se c'ho mezzo pinco che rimane. Ho usato questa farina qua. Miscela per torte e ho seguito le istruzioni per fare la frolla. Purtroppo, usando le uova che mi dicevano loro, è venuta molto tenera, ho dovuto aggiungere farina sempre la sua. Qualcuno mi ha detto che le uova erano troppo grosse. Ehi, grazie. Grazie. Allora direi che da quando sono faccio le live e questa è la terza donazione, grazie. Quindi adesso proviamo a fare come hanno detto loro, però stavolta ci metto quella alle arance, se non alla fragola. Come è scritto nell'istruzione, vediamo come salta fuori sta crostata. Miscela per torte. Io normalmente quando faccio la frolla non metto il lievito, la faccio senza il lievito. Però mi sono informato dai miei pasticceri che mi consegnano. Dunque, questo qua quant'è? 3,50. Loro consigliano non più di 250 grammi di marmellata nella ricetta, quindi un po' ci deve rimanere. Ok. Mi sono dimenticato di farci i disegnini con la forchetta. Prendo una forchetta. Se ce l'ho. Ce l'ho. Devo fare questi segnettini qui. Per dargli un tocco, adesso mi metto vicino, anzi mi metto su, così non guardate più la mia faccia ma guardate la crostata. E mi abbasso. Ok, arancia amara è la più profumata. Sì, non so se sia arancia amara questa qua, marmellata di arance. Non si vede.
preparata con 350 grammi. Vabbè, comunque sembra. Sì, questa qui non è una ditta che c'è qui da noi, nostre parti. Non so se consegna, non vada tanto in lontananza. 12 arance, zucchero di canna, acido citrico senza glutine, 44 grammi su 100 di acidificante. Ah, le arance ci sono, sì, l'ho detto. Meno male che almeno quelle. dice dichiarazione nutrizionale, energia. Marmellata, allora, marmellata d'arance con scorzette e zucchero di canna, senza pectina aggiunta. Va bene. Ah, devo finire. Voglio farci questo ghirigoro qua. E poi inizio a cuocerle già adesso. Avevo detto che le mettevo a 190 gradi, 15 minuti. Riscaldo per riscaldare il forno. Ok, scusate. Ciao, chi è entrato nel mio reame? Va bene, sappi che sono in diretta. No, mia madre. Ah, falla con la Nutella la prima, scusa, non l'avevo letto. La prossima allora, dai. La prossima, scusa, non avevo letto il messaggio, eh. L'ho visto adesso, perché devi sapere che io leggo i messaggi, ma mi van via in un secondo. E, cioè, leggo che qualcuno mi scrive, però poi mi van via, quindi finché il prossimo non mi scrive, non mi ricompaiono tutti. Non riesco a ovviare a questa cosa qua. Sono un po' rudimentale io con apparecchiatura, insomma, non si può mica avere tutto. Allora, questo si è rotto, lo mettiamo qua. Dunque, poi dopo l'ultima volta le avevo spennellate con l'uovo, ma stavolta non le spennello con l'uovo, sono rimasto fregato, le lascio così. Ora, è diventata tenerissima sta pasta, mamma mia. Te l'ho detto solo per la privacy, eh. Mi devi scusare, Angelo, ma la prossima te la faccio con la Nutella, visto che hai fatto. Sei stato carino, mi hai fatto il caffè. E cornetto. Allora, questa è a posto per me. Adesso una la facciamo così. Voglio solo pesarla, vedere quanto è diventata. È 600 grammi. 600 grammi. Ok, adesso appena il forno è pronto io la inforno. Intanto me ne preparo un'altra. Questa la appoggiamo qua dietro. Però questa frolla qua è tremenda, è già tenera, tenera, tenera. Questa no, quella che ho lavorato prima. Guardate. Un attimo proprio di lavorazione. Allora, Sabino, ciao. Luca, ciao. Ciao, sei arrivato a casa. Non so se avete visto il video, ma mi sono venuti a trovare ieri sorpresona da Roma, eh. Io ho mantenuto le promesse. È stato fantastico. Una bella sorpresa. Erano da queste parti e si sono fermati a Modena, insomma. Poi è riuscito a contattarmi tramite Facebook. È stato fortunato, perché io Facebook ultimamente mi stanno capitando delle cose su Facebook e non lo guardo più tanto, perché veramente ho dato l'amicizia a tutti quelli che me l'hanno chiesto, l'ho data. Però ultimamente mi stanno mandando delle foto che non mi piacciono. Anzi, ci tengo a ricordarvi che io
sono dalla sponda giusta del fiume, ok? Quindi se qualcheduno è collegato che mi manda foto delle sue prestazioni, a me non gli interessano, ve lo dico. E qualcheduno mi ha mandato le foto non sono interessato, lo dico già direttamente online, pubblicamente. Ok? Allora, leggiamo qualche commento. Si vede meglio? Ok, grazie. Michele Nasello, ciao. Vincenzo Intrano, ottima anche quella, vedrai che la prova assaggio. Ah, bella, la crostata. Ma stavolta non la faccio, troppo bollente. Una melata di ottima qualità. Grande, ciao Maria. Tan Nguyen, chic vietnamese. Ciao, bene. Sabino, ti può aiutare con il battitore se passi le strisce di... Ah, devo accendere il battitore per mettere le... Ciao Davide, ti ricordi di me? Matteo Peperoni. Sì, perché? Masterwood, ciao. What is the name of the cake? Crostata, crostata. Se ho capito bene, eh. Io ho fatto il terza media francese, l'inglese me lo insegnano i miei clienti che vengono, alcuni clienti che vengono, ogni tanto slettiamo qualche parola di inglese. Allora, questa qua, prendo il disco, non ti si vede perché se non vuoi farti vedere non ti si vede. Non si vuole far inquadrare mia madre, vero? Niente. Saluto a tutti, ciao a tutti. Chi è? Non, devo spostare la macchina? Sì. Arrivo. Allora, ve lo dico già subito che devo andare a spostare la macchina. Perché di fianco a me c'è un'officina. E devono scaricare con le caratteristiche la macchina incidentale. Quindi per un 2 minuti sposto la macchina e arrivo subito. Se avete voglia di aspettate, se no, dopo torno. Ok, vi lascio qua sulla frolla. Però mentre vado a spostare la macchina torno a mettere in frigo il restante della frolla, se no rimango fregato. Scusate, arrivo subito. Arrivo, eh. Tanto in forno la crostata. Mettiamo un temerino, sì. Lo metto a 15 così dopo vediamo. Scusate, sono qua, eh. È il bello della diretta questo. Allora,
Allora, prossima la Nutella, promessa, eh? Allora, cambiamo spatola. Non ho capito. Nel frattempo vi siete comunicati, no? Allora, bella Davide, ciao, ti ricordi? Ok, Master Boot, ciao. Ok, ti conviene di metterla in frigo, ho detto prima di informare. Ah, la torta, dici? Ah no, non l'ho mica messa. Dunque, sì, tutto ok, arrivati, è stato un onore per noi. Ah, pure. Mare cappello, Nemo, che crostata, ok, grazie. Ah, l'hai scritto, hai tradotto tutto, grazie Maria. Grazie, ciao. Andrea dice, ciao Davide, qua a Reggio Calabria non tiro un filo d'aria. Di dove sei? Di Rossano? Ah, Reggio Calabria, sì, scusa. Proprio Reggio Calabria, Reggio, Reggio. I tuoi video e le tue live mi piacciono un casino. Bene, grazie. Niente di tutto. Niente, niente, per tutto il sapere, continua così Davide. Ah, ok. Ma forse mi avevi chiesto qualcosa, io non ti ho risposto, mi devi scusare perché... Veramente alla sera divento matto di rispondere ai messaggi. L'altezza del forno la metti, la placca? Ti faccio vedere. Non ho messo la placca, ho messo una griglia e vedo che si sta già gonfiando con gli abiti. Mamma mia, viene fuori dalle cose. Adesso non apro. Boh, vabbè, vediamo il risultato. Torno qua. Allora, abbiamo detto che grazie a... Torno a nominare... Angelo Firritto, la facciamo alla Nutella. Bene. Ho finito quella che usavamo prima. Non lo so, ma dove l'hai messa tu? Una mandolina? Deve essere lì. Scusate. È bianca. La... sarà qua dietro. Perché mi è successo che praticamente oggi ho portato il pasto ai bimbi del centro estivo e domani come menù avevo gramigna al ragù e la frittata e insalate pomodori, se non sbaglio, sì. E mi hanno chiesto se anziché i pomodori gli facevo le carote alla julienne. Solo siccome sono 100 bimbi mi metto avanti e farmi carota alla giugnetta, questo qua si rompe tutto. All'improvviso così sono dovuto andare a prendere le carote e... Allora mia madre c'ha sempre degli aggeggi a casa che trova in televisione e gli ho chiesto se c'è un qualche aggeggio per far veloce la julienne. L'ha imboscato da qualche parte e non lo troviamo. Sì, qua bisogna lavorare in cella frigo per fare il lavoro qua oggi. Veramente, ci sono 50 gradi. Quando la trovi dici ipica yei. Non ero organizzato per farmi le carote alla giugna. Anche perché il menù l'avevamo concordato all'inizio del... Guarda, mi è... Hai trovato? Mal di pancia. Pensavo di volte di trovare qualcosa. È là. L'hai trovata? È caduto un po' di tempo. Ah, allora l'abbiamo trovata. Allora, io ci faccio sui Gilgori in questo, però poi nelle altre non ce la faccio più perché
Andiamo a tirare via un po' l'eccesso. L'hai trovata, no? Se c'è qualche pasticcere che dà consigli. Allora, Nutella è sempre Nutella, c'hai ragione. Grazie ancora per tutto, accetto compreso. Figurati, Luca. Ok, aspettiamo, dai. Ah, ok, grazie. Caldezza del forno alla biallata, Luca è sempre Nutella. Davide, io mi sono fatto un panino con la Nutella, adesso ho tenuta voglia. Ti preparerò un grembiule con il tuo ricamo e te lo porto a settembre. Grande, ti aspetto, lo prendo volentieri e me lo metto, grazie. Già volevo fare un cappellino con scritto il mio nome e lo stemma di YouTube. Mi stavo informando per permettermi di farne fare qualcheduno. Ho provato a chiedere a qualcheduno che mi porta la roba a me in negozio, ma sono tutti un po'. Dico, facciamo metà per uno, dai. Niente. Allora adesso ne faccio fare una decina e via che vado. Allora, Nutella. Poi non ho letto tutto, c'è un messaggio lungo. Mamma, se tu guardi nella borsa ce ne sono già della Julienne, guarda. Sì, così, così Julienne, brava. Con la mandolina, brava. Oh, abbiamo raggiunto un accordo. Sapete, sono 10 kg, 8 kg di carote da fare la Julienne, ce n'è un po' da fare. L'ho messo sotto il mio pane. Si stava riposando, l'ho chiamata. Poi quando ha trovato la live si è anche arrabbiato. Un po' più complicato, ma basta perché sennò è troppo. Sì, sono troppe. Ok, oh, io non sono mica un artista, eh. Ci sono i pasticceri che questa qua la fanno in 30 secondi. Però questa qua è fatta da me. Qua, questo mette lì. Sì. Perché stamattina oltretutto abbiamo fatto gli arancini di riso. Mi sta chiedendo mia madre se sono stati venduti. Io dico di sì. Ok, adesso non aprirò il forno perché ormai l'altra è crostata, andrò a vedere che più o meno ci siamo quasi. Bene, questa è quella Nutella, me la metto da parte e vediamo come ci salta fuori. Nel frattempo vi faccio vedere l'altra crostata. Oh, ma siete un sacco, vi guardavo adesso, si è gonfiata un casino. E come vi dicevo, allora quanto manca? Oh, qui sono 10 minuti ed è già così. Si vede poco perché è un po' appannato. Si vede un po' l'altezza. È cresciuta tantissimo, ecco il lievito. E poi secondo me è anche già cotta perché. Guardate, cosa dite voi? Dai, 2 minuti, perché ho messo 15 minuti. Ne mancano ancora 4, adesso la lascio 2 minuti, poi la tiro fuori. C'è qualche pasticcere? Siamo in 40, bene. Mandamelo via email, te lo preparo io. Il cappellino? Ah, ti faccio la foto. Adesso aspetta, dopo leggo perché non sto leggendo niente e mi dispiace non rispondere ai commenti. Dopo lo leggo. No, mi ero andato qui a Modena, c'è qualcuno che li fa. Ma però c'è un minimo di 100 almeno, boh, una roba del genere.
100 e mi ha chiesto, boh, tipo, se ne faccio 100, 4 euro l'uno, una roba del genere. Però sì, 400 euro per 100 cappelli mi sembra un po' esagerato. Cappelli classici, normali. Scusate che leggo, aspetta, ero rimasto indietro. Allora, leggo qua i commenti. Se allora mettiamo una Nutella non sarebbe più una crostata, ma per definizione la nuova crostata deve essere a base di pasta frolla con confettura. Però è sempre buona, c'è ragione. Però me l'hanno chiesta, mi hanno fatto una donazione e io gentilmente. Comunque l'avevo già prevista io la crostata, la Nutella, una almeno l'avrei fatta. E bene, ti auguro che a settembre che vengo a trovarti gli iscritti arrivano a 30.000. Magari. Va bene, grazie per l'augurio. Manda una via mail che te lo preparo io. Ti faccio. Ma avevi mandato te un'email con un catalogo? Dico bene, sì. Adesso ti guardo, però se tu me ne rinvii un'altra è meglio, ce l'ho comunque le mail. Allora, Vincenzo entrando, siamo in 40, ok, spettacolo, Vincenzo, siamo in 43. Ciao Davide, bravo Davide, Paolo, ciao Paolo. Michele, ciao. Uso lo stuzzicadenti, bravo, c'hai ragione. Maria Cappello dal colore sembrerebbe cotta. Ah, falli fare da Decathlon. Vabbè, ne volevo fare boh, 5-6, una decina, devo usare io così. Allora, aspetta che prendo uno stuzzicadente. Uno stuzzicadente, ci vorrebbe quello lungo da spiedino, ma uso quello piccolo così. Così mi strino la mano. Andiamo a vedere. Facciamo la prova stecchino. Intanto è passato già i 2 minuti tranquillamente. La facciamo qua. A me sembra asciutto, eh. Beh, nel dubbio gli lascio fare l'ultimo minuto. E poi metto quella Nutella, quello lì sarà già un po' più complicata, perché la Nutella. Dai, non ne faccio tante delle torte. A me piace fare quelle in teglia, nelle teglie gastro, che vengono belle grosse e si fa presto in quelle. Queste qua c'è troppo. Pasta folla. Vediamo se riusciamo ad aggiustarle. Un macello. Va bene che quest'anno mi hanno detto che a Casal Borsetti dovrebbe venire un pasticcere che mi deve insegnare a usare il sac à poche. Allora, intanto tiro fuori la crostata, così. È meglio. Non so cosa vedrete. Facciamo così. Lì. Adesso la lasciamo raffreddare. Quindi 15 minuti, torniamo ad Ariel. Allora, crostata. Appena si raffredda, facciamo la prova assaggio. Se lo lasciamo un pochettino che si raffreddi. Allora, quel ghirigoro qua non mi piace, non ce lo faccio più. Bene? Quindi vado qua prima che mi si sciolga il disco della torta. Allora, cerco di farlo leggermente più sottile perché ho visto che si gonfia veramente tanto.
Non ho capito. Adesso arrivo. No, gli davo quel contenitore col coperchio, ma... No, quello di plastica. Brava. Un macello. Troppo sottile. Probabilmente sì. Sì, certo. Restami una di questo, permesso? No, non ti preoccupare. Non ti inquadro. Guarda, no, quella d'acciaio. Mettilo qua, poi... Allora, finisco l'arancia o la faccio alla prugna? Finisco l'arancia. No, dai, la facciamo alla prugna. Do un'occhiata alla mia cioccolata intanto. Sì, dai, sta venendo. Allora, dal colore sembra cotta, bene, te ne servono pochi, falli fare da Decathlon, adesso ok, mi informerò. Ciao Davide, sono appena entrato, ciao Filippo. X-Ray Full, vabbè, buon lavoro a te e buona visione ai 38 spettatori, il ragù mi aspetta. Ah, ok, stai facendo il ragù? Davide, quando puoi mi sostieni quella cosa su Messenger? Non mi ricordo mica, beh. Dopo ci sentiamo. E qua. Allora, questa qua invece è la prugna tipo Modena, eh. Si vede? Prugna tipo Modena. Oggi quando sono andato a mangiare a mezzogiorno mi sono perso a guardare Masterchef che facevano una gara sui primi, ma non avevo mai visto io che macinavano la pasta e ci facevano la purea con la pasta. Vabbè, non sono riuscito a vedere come è andata a finire, però. E poi dopo la frullavano tutta la pasta assieme a qualcos'altro e la mettevano nel sifone, quello per soffiare la panna montata, quelle cose lì, e la usavano come nuvolette. Io non l'avevo mai visto. Allora, ma io sono dei chef di primo livello, qua siamo a cucina da casa proprio. Ok, comunque vada, sei forte, va bene, grazie. Per non gonfiare così tanto, forse dovresti prima mettere il forno con un peso sopra, dopo averla bucata prima. Ecco, quello lì c'hai ragione, bisognerebbe bucare di sotto. La pizza fatta in casa è bravissima. Ti ho detto che ho visto il tuo canale, è un bel canale, eh. Ho visto che fai delle belle pizze, però fatti vedere ogni tanto. Si vedono le mani, ho visto qualche video, Non li ho visti tutti. Però mi sembra che fai delle belle pizze. Via. Ok. Aspetta che facciamo così. Così mi vedete meglio, la metto qua. Si vede.
Dai che ci siamo. Ma no, sono un po'. Ok, questo qua la incrociamo qua. Dai, che bella questa qua, sta venendo bene. Ok, cosa dite? Bellina, dai! Eh? Adesso andiamo a vedere quella lì alla cioccolata, a Nutella. Sì, ma ne vengono 18 del sono ancora preso così. Va bene, dai. Allora, leggiamo qualcosa un attimo. Buon pomeriggio al Ducatista. La prugna sembra fare. È buona, questa qua è buonissima questa prugna qua. Buon pomeriggio a tutti, Alessandro, pian piano ti vedremo anche te con il sifone. Non lo so, può darsi. Io lo uso per farci la panna montata per le fragole a casa. Ce l'ho il sifone a casa. Mannaggia, ho visto solo ora, seguo dall'ufficio a tratti. Intanto lascio un saluto, ciao Davide, ciao Mr. Bad Guy. La cosa bella che si apprezza di te è la grande curiosità con cui ti approccia a qualsiasi cosa, sembra con entusiasmo e competenza, tutte cose che sono capaci di trascinare e includere. Grazie, mi hai quasi commosso, grazie, bella, bella, ciao Flavio, che mi scrivi sempre ciao, ti dico ciao anch'io. Andiamo a vedere la crostata com'è. Quella si è gonfiata. Allora siamo, mancano 6 minuti, non vorrei aprire il forno, però vedo dei pezzi neri. Ah, e che è cioccolata. Ok, sì, come dicevo, col rigoridino lì non glielo faccio più. Bene, questa qua invece, se si raffreddasse un po', poi la tagliamo. Adesso è troppo calda, dai, non voglio ustionarmi. Allora, se metto dentro questa qua, mancano la bellezza di 6 minuti, quindi la metto dentro, devo aggiungere altri 6 minuti, 6-7 minuti, quindi quando finisce questo, e in realtà lo farebbe da solo il forno questo calcolo qua, però adesso mi scoccio di, si chiama multi cooking, mi scoccio star lì a spistolare col forno e i miei stuzzicadenti, che danno. Beh, dai, solo qualche due. Allora, dai, ce ne verranno altre tre, credo. La mia farinella, anzi, strano che oggi non ci sia la Marinella, che lei è sempre collegata, eh. Allora, intera in mallocca dura, cioè resiste. Allora, la prossima come facciamo? Finché c'è il coso sporco di prugna, lo faccio di prugna, eh. Meno male che ci sia stati dentro. Allora, questa qua proviamo a bucarla con la forchetta sotto, come avete detto. Dimitris, ciao. Gabriele, come? Ciao Davide, un saluto da Udine, ciao. Bomber, ciao. Alessandro, cominciamo a dire dei pezzi. Ti mando l'indirizzo a capire.
Cominciamo a spedirle dei pezzi? Spedi dopo. No, che macello. Questa cazzo. Leggera infarinatina. Allora, come dicevo ieri, che poi ho fatto la diretta ieri pomeriggio, sapete che i miei sono al mare e io sono a casa da solo che mi sto annoiando. E allora ieri sera ero a casa e davanti alla TV che mi ero noleggiato un film e all'improvviso un messaggio su Facebook: noi siamo qua. Erano davanti al mio negozio, hanno fatto una foto e allora dopo ci siamo sentiti su Messenger, è stato carinissimo. È venuto a trovarmi Luca che mi ha scritto il messaggio che adesso è in chat. Allora, lui, sua moglie e le sue due bimbe bellissime che sono state promosse, e visto che sono state promosse, ah, volevo poi dire che è poi bella anche tua moglie, adesso che, non, che sei lontano lo posso dire, no? Reperable, occhio 29, hai sbagliato il titolo, hai scritto crotata, l'ho scritto sbagliato, no, veramente non me ne sono accorto. Però di solito, anche quando scrivi qualche cartello sbagliato in negozio, tipo cocombere, la gente se ne accorge subito e lo nota subito. No, veramente però mi sono sbagliato, perché come stavo dicendo ieri, ultimamente ci sto vedendo veramente poco. E sapete che io le live le faccio, faccio tutto col cellulare, comunque. Con un cellulare che non uso più. E in realtà durante una live mi si era rotto, mi era caduto per terra e poi alla fine mi sono deciso, l'ho fatto aggiustare lo stesso e uso pure la licenza SIM dentro, così nessuno mi chiama questo numero e non mi ricordo più. Sì, adesso mi ricordo. E sì, la tastiera quando scrivo le live è veramente, perché qualche volta ho provato a fare la live dal computer portatile e lì è tutto un altro pianeta, si vede bene, un sacco di opzioni, invece nel cellulare sei limitatissimo a fare proprio due o tre cose e si vede piccolo e tante volte mi sbaglio e questa è una di quelle, ma poi magari dopo lo posso modificare, dico bene, sì, vabbè, comunque questo qua è il discorso. Allora, hai fatto venire fuori il mio nome con una scritta arancione, perché ci hai messo la chiocciola davanti? Io proprio sono ignorante. Hola Davide, saluti dalla Colombia, ciao. E se potessi mangerei sempre da te, guarda. Ciao, grazie, ciao a tutti. Ciao Alexandra. Rocco Servino, fai 99 cose esatte e nessuno le nota. Hai una sbagliata e gli altri di tutti. È vero, quella cosa lì è vero. Sì, non l'ho fatto apposta, però sì, di solito delle volte il negozio si fa così, metti una parola sbagliata oppure metti un prezzo con uno zero in più, se ne accorgono tutti. Fateci caso. Oh, l'ha costata. Quindi andiamo a vedere. Però sì, non me ne ero accorto. Grazie di avermelo fatto notare. Direi che la prova non la faccio neanche perché qua è venuta, non dico carbonizzata, ma quasi. Ci vediamo solo 5 minuti, sennò. Ok, è venuta molto cotta, chissà, magari buona, però a me piace più chiara. Boh, andiamo avanti, vi faccio ballare la testa. Poi adesso vado anche a bere un bicchiere d'acqua, perché allora ti inviterei volentieri, ma immagino che tu non abbia neanche il tempo di andare al cesso. Inviterei dove? Mi sono messo
Ah, in Colombia, ah, ok. Verrei volentieri. Magari se dovessi capitare da quelle parti lì, ti chiamo su Messenger, va bene? Così magari due dritte me le dai. Ok, ho letto adesso. Sì, qualcuno fa la chiocciola con il nome di qualcuno. Il nome diventa arancione, ok, grazie dell'informazione, non lo sapevo. Mi sono collegato perché pensavo che la crostata fosse una specialità, la crotata. Ok. Ma intanto il forno si è fermato perché c'era già un tempo impostato. Sono andata bene perché sennò mi disidratavo. Dunque, stavamo dicendo che quindi non ti interessa allora una crostata normale, dai, ci stai in compagnia, facciamo le chiacchiere. Bene, questo qua si è ammorbidito all'inverosimile. Basta perché deve avere un po' di spessore questo qua via. Questa qua è una crostata con la marmellata di prugna, va bene. Perfetto, dritto per dritto. Ah, comunque ci devo andare in pasticceria a fare un video. Hanno promesso che mi fanno vedere gli amaretti modenesi e prima o poi, sempre tempo permettendo, ormai c'ho tante cose in cantiere che non riesco. Adesso è passato un po' questo periodo del centro estivo, magari si inizia a muovere, a fare qualcosa. Devo andare al Ceticificio Federzone Monari a fare un video sull'aceto, quello balsamico di Modena e quello aceto forte che fanno loro. Sono già d'accordo con il salumificio pugliese che è qui a Modena, che mi fanno vedere, cioè io lo so come si fanno, poi ci puoi vedere a voi, come si fa a fare la coppa di testa e i ciccioli. Sono già d'accordo con un amico che ha un caseificio di grana padano per andare a vedere la lavorazione del grana padano e sono già in parola con un caseificio che ci fa vedere la. Da, a Modena si chiama Ombre, l'avevo già detto, che ci fa vedere la produzione del parmigiano reggiano, che differenzia leggermente dal padano, più o meno cambia soltanto alcune cose degli inserimenti, però sarebbe bello andare a vedere. E poi ho parlato con un signore che lavora alla Banca del Formaggio, si chiama Banca del Formaggio perché tutti i produttori di parmigiano reggiano, tutti, quelli che non hanno il posto. Perché sapete che la produzione va avanti e il posto poi dopo chi ha il posto, chi ha il capannone lo tiene nei suoi magazzini. E invece se no c'è questa banca qua che è un posto enorme, con non so se avete mai visto qualche video, che ci sono proprio dei robot che si alzano, prendono il formaggio, le puliscono, li girano, fanno proprio il giro giornaliero del formaggio, ma vanno a corsia, è una cosa favolosa vederlo. E si va su per forse 30 forme di altezza in queste scaffalature. Il posto è spettacolare. E anche qui è molto interessante, mi piacerebbe portarlo nel canale da fare un video, sempre se poi interessa. Allora, un saluto da Verona, ciao Cristian. È ancora lì Vasco Rossi? Sì, quando fai. Ok, Furio, ciao, mi sono collegato perché pensavo, ok, va bene, è sempre un piacere vederti cucinare, va bene, grazie Furio. Matteo, ciao, per la crostata qual è la marmellata, cioccolato, che preferisci? A me piace con o le pesco o l'albicocca, marmellata chiara. Allora. Tanto è infornato quell'altra, però questa è venuta così. La forse è la più bella di tutte, perché
come diceva qualcuno, per quando fai una casa, la casa giusta viene la terza di solito. Quando costruisci una casa per te, la casa giusta ti viene la terza volta che la costruisci. Quindi questa è la terza crostata e mi sembra abbastanza bella. Cosa ne dite voi? Ok. Niente, non dite niente. Mi fanno passare il pomeriggio. Ok, grazie Andrea. Sei d'accordo con me? Mi regali 1 milione di euro. Sì, se passi di qua te lo preparo. Te lo preparo. Poi vediamo come farà. Come impacchettare, dai. Scusami, sono. Hai letto la ricettina della crostata alla ricotta? No, non l'ho letta, perché come ti dicevo. Poi i messaggi mi spariscono e non vedo più un'ostia. Oppure sono troppo piccoli e non li riesco a leggere. Allora, sarebbe interessante vedere la banca del fratello. Lo so che è bella, però è sempre una questione di tempo. Perché per dire, nel caseificio, per vedere qualche cosa di interessante, bisogna andarla alla mattina. Vai! Che pirla. Bisogna andare a vedere alla mattina, bisogna andarla alle 4 della mattina e poi starla fino almeno, almeno, almeno alle 10. Quindi un sacco di tempo per vedere tutta la lavorazione, da quando arriva il latte. E qua ho messo il timer? No. Ma adesso ci metto 9 minuti, poi la guardiamo. E bisognerebbe andare là, come dicevo, alle 4 della mattina, 3 e mezza, perché arriva poi il latte dalle stalle. E da lì parte poi tutto il percorso del formaggio, che adesso non ve lo spoilerò naturalmente, se no, ma poi qualche bel documentario l'avrete visto. Però sì, mi piacerebbe proprio farlo. Infatti ho già contattato Federico, che è quello che mi ha fatto il video della caponata, e sto aspettando il video delle panelle. Anzi, se sei collegato, Federico, sono qua. Quindi quando arriva lo mettiamo su, sempre fatto da lui con la sua bella fotocamera Super Sony, e l'abbiamo fatto con il set con le luci, è venuto qua, è stato bello, molto interessante, perché sembrava che fosse una star. Però un caldo, ragazzi, davanti a quelle luci di mamma mia, hanno un caldo, poi la cucina accesa, le luci, e voglia. Oh, arrivo sempre a pelo, meno male. Ok. Tata. Manca un pezzo, ma dopo ce lo aggiungiamo. Poi intanto leggo ancora, scusa, mi sono. Allora. Matteo, sei bellissimo, bene, molto bella, grazie. Ilaria, molto bella, grazie, complimenti, bene. Per le crostate una variante golosa è sotto uno strato di Nutella, sopra uno di crema fatta di ricotta, zucchero e tuorli con dentro gocce di cioccolato fondente. Sì, però c'è un po' di tempo a queste cose. Sì, si potrebbe fare anche salata, la crostata, sì. Sì, usi le usanze che la frolla, la sfoglia. Almeno. C'è anche chi usa la frolla per fare la salata. Però io poi dopo faccio le tortine salate e le faccio con la frolla, con la sfoglia, scusate. Allora, facendo così ci metto il burro sotto, è un pizzico di farina, dopo si staccano, che è una meraviglia. Non l'ho detto, ve lo dico adesso. No! Sì, qua bisogna lavorare in una cella da macelleria. Vabbè. Comunque adesso lo aggiustiamo qua. Sicuro questo video andrà negli errori di cucina, di quelli dei video orrori di cucina. Ho visto, mi è sembrato di aver visto qualche cosa in giro per YouTube. Vabbè.
È pubblicità anche quello. Comunque mi ha già promesso, ve lo dico, ormai dico tutto quello che devo fare, ma poi bisogna che lo faccia, perché il pasticcere che viene qua da me e facciamo la frolla insieme come la fa lui in pasticceria. Quindi questa qua è una bella cosa e faremo un video. E allora, stavolta la facciamo con la bicocca. Questa è finita, andate in pace. E poi dopo mi è stato chiesto in qualche commento se faccio il pane. Io personalmente per me non lo faccio. Non lo faccio il pane qua perché non l'ho mai cotto in questo forno. Però stamattina ho parlato con quei due ragazzi che nel mio canale hanno fatto il video Forno Manfredi, che hanno fatto vedere loro come fanno il pane. Sapete che ho fatto la crocetta, se avete visto la coppia, la crocetta, il cornetto, non so come lo chiamate, ogni posto è il suo. Al suo detto, e gli ho chiesto se venivano qua uno dei due o tutti e due, visto che sono gemelli ma si riconoscono, a fare un impasto con la mia impastatrice e dopo aver impastato provare a fare il panino o la crocetta, sì, la crocetta, io la chiamo la crocetta, siamo così qua qui da me per vedere come viene nel forno. Perché poi alla fine questo è un forno ventilato e anche per lui secondo me si troverà un po' in difficoltà. Cristian Mancini, fare una crostata con la crema pasticcera e la frutta. No. Mezzo la sfoglia per la salata. Ok, no, non la faccio io con la frutta adesso. Non troppo, ho poco tempo anche perché alle 6 devo essere sicuramente in negozio. Mi ricordo. Mi devi ancora fare il pasticcio ferralese. Ah sì, vedi. Devo fare dei lavori, troppe cose in corso. Comunque io mi scrivo tutto. Cioè quello che mi ricordo me lo scrivo. Allora, questa qui è una marmellata confettura extra di albicocche. Allora, se volete risparmiare non le comprate perché queste qua sono care ma sono poi anche buone. Sono buone anche quelle della Conad, ma per me sono troppo dolci per fare questo lavoro qua. Costano la metà, perché costano la metà. Cioè tipo un vasetto così, 1,19€, quello della Conad. E poi mi è stato chiesto ieri, non in un commento, ma mi hanno mandato un'email con scritto che sarebbe interessante sapere anche i prezzi dei prodotti che utilizzo. È una cosa in più che mi dovrei far prendere giù. Ma si può fare i prezzi dei prodotti così per confrontarli anche con le regionalità e le varie differenze di prezzi dalle altre parti, insomma sì, potrebbe essere una cosa interessante. Allora, Davide saluta Giorgia Perroni. Mario, va bene, ciao Giorgia, aspetta, ti saluto bene perché le donne bisogna salutare bene. Ciao Giorgia, Giorgia Perroni, un saluto da Davide. Ok, torniamo giù. Se abitassi vicino avrei aiutato solo per il gusto di divertirci insieme, così imparerei qualcosa da te. Ah, da me impari. Qualcosa impari di macelleria, se vuoi, di salumi. Marco Biscotti, ti ricordi di me? Sì, certo mi ricordo. Poi i primi specialmente. Allora, questa qua è diventata tenera. E vediamo se ci facciamo saltare fuori qualcosa. Intanto vado a vedere la crostata che c'è in forno, visto che si era spento il forno. Due minutini ancora, sembrava più scura, era in fondo. Mi sono bruciato. Oh.
Oh, la marmellata ostiona, quando è calda, mamma mia. Russo. Vengo lì un attimo, scusate, che tanto di... Qua sarebbe bella anche cuocerlo così. Voi siamo quasi pronti per assaggiarla quest'estate. Dimmi. Settimana in settimana cambia, eh. Allora, questa è venuta così. Si vede? Brucia. Adesso le appoggiamo qua. Allora, sono due alla prugna, una all'arancia, una alla Nutella e il forno lasciamo acceso perché vediamo se riesco ad andare avanti. Variegata, c'è un po' di marmellata, ma fa lo stesso. Non ho capito, ma va bene. Comunque mi sembra di aver capito che all'inizio c'era qualcuno che ha parlato in inglese e mi ha chiesto come si chiama questo dolce, probabilmente da loro non fanno la crostata. Ma sa, è impossibile. Allora, l'ultima volta gli avevo spennellato il giallo d'uovo, ma non mi era piaciuto il risultato. Ok. Ok. In fornetta. Allora, secondo me ce ne verranno altre due e poi basta. Ci sono le crostate, è arrivato mio padre, ho sentito la voce che magari mi ha telefonato, adesso c'ho il telefono silenzioso, mi prendo una burrito. No, sempre in diretta no, però ieri ho cominciato a fare la frolla, mi prendono in giro, vedete? Vabbè, ce ne prego. Sì, lo devo... no a scuola, è in pasticceria, fa... quando gli ho portato i pranzi. Scusate, è una cosa interna. Ma va là. Si vede meglio, scusate. Allora, sono da vendere queste. Ma lasciavene una che devo fare la prova assaggio, eh? No. Non lascio tutto. Voglio, se vuoi una pizza te la cuocio, c'ho pizza gnocco, quello che vuoi. L'hai venduto con le arancine? Sì, ti ho detto, ma... Sì. Le abbiamo portate là alle 2, lo sai, dalle 2 alle 4 il negozio non viene nessuno. È tranquillo. E le cose della Valentina? Stamattina la Valentina si è sbizzarrita. Ho mangiato uno io perché non sapevo. Ma non avete l'idea, è tutta mia, eh! Ecco. Stamattina, perché come vi dicevo, lunedì
abbiamo la cucina al completo, perché prepariamo oltre che i pasti del centro estivo, abbiamo anche un po' di, prepariamo quello che ci serve della nostra gastronomia del negozio, no? Allora, stamattina la Valentina si è fatto, l'ha inventato mia madre, ma l'ha creato la Valentina, ok, va bene così? Ok, però... l'ha inventato perché voleva fare dei... Cosa voleva fare? Voleva fare dei tortini e ci sono venuti... Dei tortini e non si sono gonfiati. Sono diventati delle frittelle basse. Allora, e allora cosa abbiamo fatto? Le ha messe in un coppa pasta, le ha tagliate rotonde e ha fatto una specie di panino uno sopra l'altro con in dentro cotto e fontina. E questa è mia idea mia, eh? La sua idea, sì. E rucola, e rucola. Adesso non ci ho fatto la foto. Abbiamo fatto questo esperimento. Se non c'è delle robe da portare via la... Sì, tu vai, ci penso io. Sì, vai pure. Adesso io ho l'ultima crostata. Adesso poi vado a vedere che sono stati portare via dell'acqua, adesso sono andato dentro. Sì, io ho fatto non c'è dell'altra roba. Allora, ciao. Hai finito con queste crostate? Cioè, questa è un'altra, adesso non mi scocciate. Devo fare le palle delle arancine, sai, quella sera. Sì, adesso le facciamo. Si possono fare, poi fare anche domani, ho cotto il riso. Ah, sì. Non è mica necessario fare. Domani ci abbiamo da fare solo il mangiare dei bambini e l'arancina. E le pizze già ce le hai? Le pizze le ho già fatte. Ok, anzi, non lavoro. Vado a casa prima. Ok, allora. Metto qua le carote e ti faccio vedere quante ne sono, eh. Un macello sta frolla. Lavorarla col caldo, ragazzi, bisogna farla in 30 secondi. Allora, adesso non si può... Ci ho messo il burro. Non mi ricordo se avevo messo il burro nella teglia a parlare. Qualcuno ce l'ha visto? Soffre veramente il caldo. Ma veramente, veramente. Non nella frolla se ci ho messo il burro. Se avevo messo il burro nella teglia, ma... Adesso, vede... adesso questa qua la buchiamo. Così vediamo anche... questa cosa qua. Ok, allora Nutella? Ah sì, è aperta. E la finiamo. No, un macello. La marmellata si distribuisce meglio che la Nutella. Viste? Ancora. Guarda. Io per me ne ho troppe. Ho messo anche quell'altra, l'ho mischiata così si ammorbidisce. Troppe. Le ho lasciate anche un vassoio di quelle più piccole. Guardate che carotata, si è messo via a fare carota la Julienne. Brava, brava. Grazie. Ok, grazie alla mamma che ha fatto le carote alla Julienne per domani. Bene. Ok. Oh, Mariella, ciao. Infatti mi stavo domandando come mai non ci fossi. Tutto a posto? Ho visto adesso che sei collegato. Sì, quasi alla fine, perché ne faccio un'altra se ci viene e poi basta. Poi basta perché avete visto mio padre, in teoria sarebbe in ferie. Però è qua da stamattina alle 3, mi ha detto posso andare a casa, gli ho detto ma sì dai. Ma sì dai, puoi fare così. Chiudo io stasera. Hai capito, brava. Hai capito chi comanda qua dentro? Ok, la metto qua dentro? Sì, mettila pure in frigo, certamente. Ce n'è finché ne ho, ci sono dei frigo qua. Allora mi pulisco un po'. Ok,
perché se no si appiccica la frolla. Fatte. Adesso alla base. Ok. Ma non c'è tante teglie, beh, da lavare. Poi c'è ancora la lavastoviglie accesa. Tranquilla. Oppure che non ci verrà un'altra crostata, eh. Forse c'ho... Hai c'è solo la lavastoviglie? Sì, ma... Non lo vedi? È lì, guarda. Sì, lo so che non ti vuoi far vedere. La crostata! Senza mangiare, 3 minuti ancora. Non mi avete detto niente che c'ho la crostata in forno. E allora, lo hai messo, ok, tranquillo, se lo hai messo. Nella teglia, ok, teglia imburrata, ok, quasi alla fine, ma ci siamo, ok, ciao. In quella alla Nutella ci potresti mettere anche scaglie di cocco tritate. Alla fine però non in cottura. Cioè se la... No, non c'è mica niente, beh. Io mi prendo tutto dal negozio e me lo porto qua volta per volta. Quindi se mi dimentico qualcosa sono rovinato. Non tengo un magazzino qua, siccome c'è un negozio qua vicino, faccio presto andare a prendere. Tutto ok, ero impegnata a leggere la cartella clinica. 572 pagine. Salute. Giusy, buongiorno. Giusy è la mamma della Valentina. Usa il mattarello per appoggiare la frolla nella... ma è tenerissima, lo so anch'io. E siccome è molto morbida, si rompe. Lo so anch'io, bisognava rimetterla in frigo, però ormai ho finito, sono così. Comunque, grazie del consiglio. E poi bisognerebbe farla più spessa, ma siccome in questa frolla qua ho messo il lievito, se io la faccio più alta non si romperebbe forse, però poi dopo si gonfia troppo, diventa tutta troppo pastosa, mi sembra a me, se io la faccio più alta di così. Ok, quindi abbiamo l'insegnante della Valentina qua in diretta, quella che ha insegnato alla Valentina, la sua mamma. Ciao Davide, si sfalda anche con il materiale, sì, è caldissimo, purtroppo ormai sono arrivato alla fine dell'avventura, del signor Bonaventura. Ecco, adesso niente, devo tirarmi ancora, mi manca la striscia. Sì, purtroppo qua probabilmente non mi verrà un'altra, farò 2 biscottini o proviamolo. Vedi come si... Devo solo fare una striscia. Allora, per chi non era collegato ieri, ho provato a usare la farina del mulino bianco dosata proprio per dolci. Avevo fatto questa prova per vedere come venivano le crostate con quella farina lì. E questa è la farina con le dosi scritte dietro la confezione, esattamente descritte dal mulino bianco, insomma. Allora, qua non ci stiamo più, li metto qua, scusate, balla totale. Allora, questa qua adesso è abbastanza fredda, andiamo a sentire, mi fa già gola. Quindi cambio torta. Sì, ho capito. Chi è? Allora, è molto chiara, cosa dite voi? Dai, 2 minutini e la lasciamo qua. Intanto così si finisce qua. Poi con quella frolla lì ormai non ci viene niente, mi farò 2 biscottini dopo e vado a fare la prova assaggio della crostata. Ecco, vi metto qua così si vede meglio e facciamo una prova assaggio. Quindi mi è rimasta
Allora, sono andati praticamente, per questo qui ce n'è rimasto un po'. Ci facciamo colazione domattina. La Nutella, anche questa qua. Ci facciamo un panino, ci è rimasto proprio la vergogna. Quella che lascia mio figlio nel vasetto, sapete, che sembra che ce ne sia, poi invece lo apre e vuoto. È la vergogna. Due minuti, proviamo, se ci viene però un altro lo facciamo. Vado a scatti, scusa, adesso spero di essere migliorato. Allora, due minuti quella lì. Allora, se ci riesco ne faccio una proprio... No, non ci viene mica. Facciamo un contenitorino piccolino. Quel coppa basta. Facciamo qua dentro, vediamo cosa ci salta fuori. Facciamo una crostettina. Potrei usare anche questa teglia qua. Andiamo. Ci dà una bella muratina, come l'ultimo tango a Parigi. C'è il massimo di blu, questo qua lì, questo qua là. Devo fare la prova assaggio, Vediamo di fare una così carina. Mini crostatina. Proprio quella del mulino bianco. Spento il forno. Però qua bisogna farci il dischettino attorno, mi sa. Ah, non ce n'è mica abbastanza. Allora, praticamente ci ho fatto il contorno occhi, perfetto, e forse riusciamo a fare due crostettine della domenica, anzi della merendina. Bene, allora, questo qua è la ricotta patate a cerino. Le patate a stecchino e quella di cerino. Ma che cosa stai dicendo? Questo qua?
Va bene per fare patate a fiammifero. Quella mandolina lì? Questo fiammifero, poi c'è le patate fatte a bastoncino. Si fanno solo, oppure del portare il punto di cipolla. Direi che questa qua me la si è dimenticata. Ci sta. E vi volevo far vedere da vicino. Cosa sto facendo? Ecco, così si vede forse. Faccio le crostatine micro. Che è rimasto poco impasto. Ma tu sei pieno di pazienza. Ah sì. Ieri ho dormito pazienza. Tutto il giorno. Ah, sei caricato di pazienza. Ah sì, sono paziente però. A ascoltare tutti sono proprio paziente io. Cosa dice? No, tutti in generale. Ha chiamato? Ma chi? Cosa fa? Diretto? Da chi? Gabriele? Ah, mio figlio sì. È al mare, se non si diverte lui. Aspetta, sono più d'accordo. Niente. E ha comprato una bustina in edicola. Ah, si è comprata la bustina, l'ha trovata pure lì. Eh sì. Eh sì, eh. Questo pare. Tutti facevi il giro dei sala giochi, si fa il giro delle edicole. Io quando ero al mare ero sempre costantemente in sala giochi. In sala giochi, il tuo figlio invece costantemente nelle edicole. E giocavo a Bubble Bubble, a cosa? E quando ci sono i terremoti a San Giorgio, a Porto San Giorgio. A Porto San Giorgio non te ne sei neanche accorto. No, stavo giocando ai videogiochi. Allora, in forno. Disperata. Il forno a questa robina qua, vediamo cosa viene, ragazzi. E poi vado con la prova assaggio, scusate. Allora, praticamente queste crostate qua si sono cotte in 12 minuti, alla fine 12 minuti a 190 gradi ventilati. Mancano 5, quindi altri 7 quando suona, per le piccole, ma forse quando ci mettono più tempo le piccoline. Quindi il tempo di cottura è quello lì, qui da me. Poi io sento parlare di 20, 22 minuti, 25, non so, io qua se o le tengo più basse le cuocio di più, però adesso la tagliamo e poi dopo vediamo com'è. Cosa vedete voi? Olè, questa è la prima che ho fatto che si è raffreddata. Allora, crumiro nella Nutella è illegale, troppo troppo buono, ok. Mariella, ma verrà mica un mappazzone? Non lo so, adesso non ho capito però. Davide, mi dispiace molto ma devo lasciarti, alla prossima. Ciao Rocco, se sei già andato. Vincenzo, ciao. La Nutella per il proprio castigo, prova a immergere un crumiro, biscotti nella Nutella e poi dimmi, ah sì, io quando, no ma io la Nutella la mangio col cucchiaino così, proprio, io ho gli scartini, ci faccio tipo dei panzerottini ripieni di marmellata a forma di mezzaluna, ah, ok, saduit etter delizioso, ah, grazie Malika. Buon pomeriggio, ok, sto leggendo dal cellulare che sono più aggiornato, far costate come se non ci fosse un domani, va bene, più o meno ho letto quasi tutto. Allora, andiamo al taglio della crostata. È venuta altissima questa qua. Si vede? Sembra cotta, eh? Non si vede, ecco, forse così si vede, scusate. È molto alta, però la frolla alla fine è avvenuto. Ok.
Adesso l'assaggio e ve lo dico. Il profumo è buono. Dentro, all'arancia è buonissima. Credevo al bicocca, non me l'aspettavo, il gusto è buonissimo. Qua. Ehi, magico! No, no, è venuta cotta. Tanto guardo la cioccolata. Mantello che quasi pronta, sicuramente. Vuoi venire a fare la prova, assaggio? Pezzettino. Va bene signori, questa qua è buona, grazie, grassi veramente. Vuoi assaggiare allora in diretta? No, grazie. No, niente, ci vengo. No, grazie. Grazie. Mi vedono le rughe. Volevo aspettare crostatine, volevo farle vedere cosa venivano. Intanto tiro fuori con la Nutella perché secondo me è pronta. Bella. Vabbè, stasera non c'è cena, dai. Niente, volevo aspettare due minutini, ma ho capito che però sono molto chiare. Adesso ve le faccio vedere. Stessa barba. Ah. Va bene. Le guardiamo. Se ci manca poco stiamo in diretta, se no manca 5 minuti alle 6 io devo andare via assolutamente. No, sono bianche, però si stanno gonfiando, eh. Lasciamo ancora. Va bene. Io vi ringrazio dell'attenzione. Scusate dei paciughi che ho fatto oggi, ho fatto veramente dei paciughi. Però alla fine il risultato si mangia. Quindi adesso leggo gli ultimi commenti che trovo qua nel tablet. Donne moi un peu un s'il vous plaît. Ah, te lo mando Malika, te lo mando volentieri. Questa qua era per la crostata. Questo qua era per quella al cioccolato. Oh, ciao Davide, grazie della compagnia, complimenti come sempre, grazie. Cosa c'è nel bidone blu? Il bidone blu è dove ci metto l'olio quando friggo, che poi vengono a ritirarmi il bidone blu. Sì, lo tengo lì, insomma, dove metto l'olio esausto. È grande, altissima dici? Troppo alta? No, sì, è gonfiata, si vede che è buona, bene. Bubble, mamma mia quanti ricordi, fate. Tu sei dell'81, io sono del 75, ancora prima. Se 81 è l'anno di nascita, ok? Va bene, signori. Claudio Mossetti, ok. Spettacolo, ok, va bene. Sì, sono dello 1981. Va bene, vado a vedere l'ultimo, se si è quasi un po' colorita, da farlo vedere. No, niente, è ancora chiara. Va bene signori, come al solito vi saluto, vi lascio le vostre cose, abbiamo passato insieme un'ora e 32, no pomeriggio no, cambio la visuale così mi vedete e riesco a leggere anche i commenti. No, invece sì, devo andare. Ok, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, grazie per le iscrizioni, per i commenti che mi lasciate, se io riesco li leggo sempre. Li leggo tutti e cerco di rispondere a tutti. Se non rispondo non lo faccio apposta perché magari è una svista o meno. Comunque finché ci riesco faccio così. Signori.